Cinzia Franciopoli, quotidiano alla provincia. Herpes zoster, meglio noto come il fuoco di Sant'Antonio. Quali sono le caratteristiche del nuovo vaccino e a chi è consigliato? Ne parliamo con la dottoressa Antonella Laiolo, direttore della struttura complessa vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive dell'ASST di Cremona e protagonista di questa nuova puntata del Medico Risponde. Buongiorno, dottoressa Laiolo. Buongiorno. Herpes zoster e herpes simplex, quali sono le differenze? Sono tutte e due ovviamente appartenenti alla famiglia degli herpes, però sono due tipi completamente diversi di virus che danno due manifestazioni completamente diverse. L'herpes simplex di tipo 1 è quello che dà le vescicole al labbro o comunque nella zona periorale. L'herpes simplex di tipo 2 è quello che dà la stessa manifestazione però a livello genitale, dei genitali esterni. L'herpes zoster invece è quello che dà la manifestazione comunemente nota come fuoco di Sant'Antonio, che si manifesta sempre con vescicole dolenti, accompagnate da questo dolore bruciante, però che è molto più intenso, molto più esteso, si manifesta in pratica dappertutto tranne le zone tipiche dell'altro tipo di herpes, quindi al tronco, agli arti, ed è appunto accompagnato da un dolore nevralgico molto intenso e di gran lunga durata, nel senso che può durare anche mesi dopo, anche dopo che è scomparsa la manifestazione cutanea. Quindi è una situazione decisamente più impegnativa, tant'è vero che le persone che hanno questa manifestazione e magari stanno facendo delle terapie che vanno a impattare sul sistema immunitario devono sospendere le terapie per poter trattare la manifestazione dell'herpes zoster, del fuoco di Sant'Antonio. Questo perché? Perché tutti i tipi di herpes che sono virus che noi abbiamo avuto la prima infezione magari tanti anni prima, rimangono nel nostro organismo per sempre e riemergono dando la manifestazione quando il sistema immunitario perde di capacità, di competenza, ad esempio in corso di terapie immunosoppressive. Ad esempio in caso di patologie, anche patologie in acuto, banalmente, non so, una persona ha un'influenza, il sistema immunitario è talmente impegnato a far fronte a questa infezione che calano le difese su tutto il resto, su tutti gli altri fronti ed emerge la manifestazione con tutto ciò che ne consegue. E quali sono i principali sintomi? L'herpes zoster si manifesta appunto con queste vescicole a grappolo, assomigliano molto a quelle che si manifestano anche dopo essere stati colpiti da una medusa. E anche il dolore è della stessa portata, quindi sono molto dolenti, un dolore urente, bruciante, per questo che si chiama fuoco di Sant'Antonio. Questo perché il virus arriva a dare la sua manifestazione scendendo lungo il nervo. Infatti anche la zona interessata è secondo dermatomeri, cioè le zone innervate dal nervo lungo cui scende il virus. Scende, dico scende perché rimane, come dicevo, annidato nel nostro corpo nei gangli nervosi, che sono delle stazioni nervose, che sono vicine alla colonna vertebrale. Poi, quando decide di riattivarsi, proprio cammina, scende lungo il nervo e arriva a dare la manifestazione a livello cutaneo, però accompagnato da un dolore nevralgico, c'è uno stress anche per il nervo. La manifestazione dura diversi giorni e il dolore che rimane post-herpetico può essere anche di lunga durata, anche mesi, tenendo presente che ci sono persone che hanno questa forma recidivante, capite bene che è un problema che quasi quasi non abbandona mai la persona, perché un po' ha la manifestazione in acuto, un po' ha il dolore cronico che segue la manifestazione in acuto, insomma è un trascinarsi continuo del problema, che è un problema anche per il fatto che se ci sono patologie associate che prevedono terapie che vanno a modificare lo stato di competenza del sistema immunitario, queste terapie vanno sospese per gestire l'episodio, bisogna fare la terapia per gestire l'infezione da zoster che si è riacutizzata, insomma è una situazione veramente impegnativa. Quindi le categorie a rischio quali sono? Categorie che sono più soggette ad avere l'infezione da zoster, la riattivazione del virus e quindi la manifestazione
cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, sono persone con patologia cronica, in particolare soggetti con diabete, patologia cardiovascolare, patologia respiratoria cronica, quindi broncopneumopatia cronica ostruttiva, soggetti con terapia immunosoppressiva o comunque patologie del sistema immunitario o che saranno destinate a terapia immunosoppressiva, allora lì si gioca di anticipo con la prevenzione, oppure soggetti con situazioni che per loro natura sono di rimando associate a un'immunodepressione, ad esempio l'insufficienza renale cronica. E qual è il trattamento? Per la manifestazione dell'herpes zoster il trattamento è con la Ciclovir, che è un antivirale e ovviamente, le dicevo, in associazione a una sospensione delle terapie immunosoppressive, quindi chi ad esempio sta facendo i farmaci biologici, i cortisonici o comunque tutte quelle terapie che vanno a impattare sulla competenza del sistema immunitario vanno sospese, le chemioterapie vanno sospese perché vanno a interferire con la guarigione dal fuoco di Sant'Antonio. Quali sono le armi per la prevenzione a disposizione? Dell'infezione da herpes zoster contro questo virus e le sue manifestazioni, c'è il vaccino che adesso è quello di ultima generazione, quindi è stato innovato, è un vaccino non vivo, quindi decisamente più maneggevole, che si può utilizzare anche nelle persone con patologia cronica e che stanno facendo una terapia immunosoppressiva e che quindi sono quelle maggiormente candidate e a cui è maggiormente consigliato ed è anche gratuito. Sono due dosi da somministrare che possono essere appunto somministrate anche in presenza di terapie immunosoppressive o situazioni precarie come non so, persone con patologia oncologica, situazioni diciamo di non perfetta competenza, essendo un vaccino non vivo può essere somministrato con tranquillità. A queste persone è anche offerto gratuitamente. Il vantaggio del vaccino contro l'herpes zoster è che previene il numero e l'intensità delle recidive. Il virus, che dicevo ormai è entrato nel nostro organismo magari tanti anni addietro, rimane, non viene eradicato dal nostro organismo con il vaccino. Ciò che fa il vaccino è prevenire le recidive e sia in numero sia per intensità, in modo tale che migliori sia la qualità di vita e in modo tale anche che questo non vada a interferire con le terapie che la persona sta eventualmente eseguendo, perché abbiamo detto che in presenza di una riattivazione dell'herpes zoster alcune terapie sono incompatibili e vanno sospese. E a chi è consigliata e dedicata la vaccinazione? La vaccinazione, oltre ai soggetti con patologia cronica che abbiamo detto prima, quindi soggetti con diabete, cardiopatia cronica, broncopneumopatia cronica, immunosoppressione o immunodepressione, insufficienza renale cronica, è consigliata anche a soggetti sani che hanno una età dai 65 fino agli anni successivi, fino ai 72, mi spiego meglio. Inizialmente l'offerta per la gratuità del vaccino contro l'herpes zoster era per i soggetti che erano nell'anno di compimento del 65esimo compleanno, quindi di 65 anni, non dai 65 anni in su. Inizialmente l'offerta era questa, poi è stata estesa a qualche anno di nascita successiva, quindi ad esempio quest'anno, 2024, l'offerta in gratuità anche per soggetti sani, quindi per fare davvero una prevenzione, qualora diventassero poi soggetti non più sani, Dio non voglia, l'offerta in gratuità per il 2024 è persone nate dal 1952 al 1959, anche se sani. Tutti gli altri soggetti invece di età maggiore di 18 anni con le patologie che abbiamo detto prima, diabete, cardiopatia cronica, broncopneumopatia, immunodepressione, immunosoppressione, insufficienza renale cronica.